Salve YouTubers, benvenuti ad una nuova recensione. Come prima cosa vorrei dire, sono 2 anni che faccio video ed è la prima volta che mi rendo conto che benvenuti ad una nuova recensione non vuol dire assolutamente uno stracavolo di nulla. Ma comunque, prima di iniziarla vorrei, come al solito, consigliare dei canali che questa volta sono tre, che molto probabilmente conoscerete, ma non li ho ancora consigliati e non so perché. Sono i tre canali del trio divertentissimo, secondo me, che sono RJ266, Pallonv e Mattioski, che non so perché non avevo ancora consigliato, quindi io ve li consiglio, sono divertentissimi, fanno video, diciamo, casuali, cioè divertenti, ma di vario genere, ve li consiglio caldamente. Detto questo, iniziamo la recensione del film che mi avete richiesto di più di recensire, perché io ho detto no, non ne faccio un'altra dell'Asylum, non subito almeno, ne farò pian piano sparpagliate un po' tutte. No, mi avete tempestato di messaggi per dirmi di recensire Mega Piranha. Mega Piranha! Signore! Appena l'ho trovato, l'ho visto e wow! Wow! Fa schifo! Ma parecchio, cioè parecchio, parecchio, parecchio fa schifo. Tra l'altro non capisco come faccia a sopravvivere. Cioè, io non so come faccia a sopravvivere e come non mi venga una specie di tumore al cervello che mi faccia sanguinare dalla mattina alla sera. Non lo capisco. Probabilmente avrò una corazza anti-squallor in testa perché non è possibile. Cioè, io vi faccio vedere i 5 motivi per cui Mega Piranha è orribile. Numero 5. Indovina cosa c'è dopo? Ok, questo non è un vero e proprio punto del film, però vorrei soffermarmi su una cosa. Il film è stato dato sul canale americano Sci-Fi. Nel canale Sci-Fi ci davano i telefilm di fantascienza, tra cui Stargate, cioè, quindi non è un canale da quattro soldi. Eppure ci hanno proiettato, non so a che ora perché non c'era scritto, Mega Piranha. Ma voi siete fuori di testa, cioè, volete veramente che la gente non veda questo? Cioè, io spero che l'abbiano proiettato tipo alle 4:30 del mattino. Ma a dire tanto. Ma come se non bastasse, ogni tanto, siccome è preso dalla TV americana e non dal DVD, si vede ogni tanto, ci sono gli stacchi pubblicitari che però la pubblicità non c'è, classica cosa, e ogni tanto si vede cosa faranno dopo, next, e fanno vedere cosa c'è dopo Mega Piranha. E secondo voi, dopo Mega Piranha, cosa faranno? Chi ha fatto il palinsesto di sci-fi deve aver sbattuto la testa contro lo spigolo della scrivania più volte finché non gli si è piantata la scrivania in testa per dire, oh sì, cosa mettiamo? Mega Piranha! Poi cosa potremmo mettere? Un'altra cosa, queste cose mega mi piacciono. Oh sì, Mega Shark versus Giant Octopus! Drogati! Numero 4. Parti veramente, veramente imbecilli. Qui sono qualche scenetta qui e là, qualche inquadratura sbagliata, qualche frase stupida, ma ce ne sono parecchie. E per non farvi vedere tutti, io vi dico, guardatevelo perché le risate sono, ma ve lo giuro, assicurate. Però volevo farvene vedere alcune. Tipo la frase che c'è anche nel trailer, e vi giuro, cioè, soltanto da quella frase io ho detto, questo film è la merda dell'Asylum. Altro che Mega Shark, questo è veramente, veramente tremendo. Soltanto, lo ripeto, per questa frase. I figured it out. It wasn't an explosion. It wasn't terrorists. It was giant piranha. Oh Madonna, se sei un decerebrato. E poi anche il finale, ma no, non il finale in sé, la scena finale. Cioè, il protagonista con il gruppo, no, non ve lo racconto adesso il finale, ve lo racconto dopo, ma comunque vi spiego solo che in tutto il film il protagonista e il gruppo con cui gira per salvare il mondo da questi mega piranha entrano in contatto poco, diciamo, psicologicamente e umanamente. Vanno in giro solo perché ci sono questi piranha. Eppure, dopo che finisce tutto, lui arriva e si slinguazza la donna del gruppo. Che, oddio, non è proprio questo bel vedere, ma comunque non c'entra niente. E che loro a malapena si sono parlati, ma siccome è finito bene il film, tra virgolette, si deve per forza limonare. Cioè, uno dei cliché più brutti del mondo, già solo quello, fatto ancora peggio in questo film. Fantastico! Io infatti non capisco, cioè io mi sono divertito così tanto in alcune scene, perché non l'ho messo tra i so bad, it's so good?
Secondo voi? Numero 3. Le scene d'azione sott'acqua. Le scene d'azione intendo quello dove gli umani combattono con i piranha. I mega piranha, scusate. Non ce ne sono molte fuori dall'acqua. Sì, ho detto non ce ne sono molte perché ce ne sono alcune fuori dall'acqua. Sì. Gente che combatte piranha fuori dalla, sulla spiaggia, ma ci arriveremo dopo. Le scene d'azione sott'acqua. Buon Dio, le scene d'azione sott'acqua. Tralasciando il fatto che queste ci sono dopo una determinata cosa, che adesso vi dico. Praticamente, loro non riescono, sparano con gli elicotteri, sparano missili, sparano con i mitra e non riescono a scalfire neanche un po' i piranha. E allora pensano subito, ovviamente, perché il regista è americano, allora pensano che gli americani abbiano sempre armi di distruzione di massa pronte così, chiamano un sottomarino che spara un missile nucleare ed esplode sott'acqua. Tra l'altro, lasciamo perdere l'esplosione che sembra l'interno di una caffetteria in cui si sta facendo un cappuccino, perché si vede solo della schiuma propagarsi, ma comunque. Il problema è che, cioè, loro non riescono a ucciderli con nessun mezzo. Lanciano un missile nucleare, neanche il missile nucleare li scalfisce, e allora cosa dice? Chissà cosa sarà a livello superiore, faranno esplodere il pianeta, spareranno il pianeta nel sole per distruggerlo, perché tanto se non ha funzionato la bomba atomica, cosa potrebbe mai funzionare? Ovviamente armano alcuni soldati di mitra e li fanno scendere sott'acqua. Ovviamente! Scendono sott'acqua e sparano, ma la scena d'azione è tremenda. Che io, intanto, mentre parlo, vi faccio vedere delle scene, ma non si capisce. Sparano, ovviamente, sparano perché non riescono a fondere due cose insieme, cioè non riescono ad avere umani veri in carne ed ossa, attori ed effetti speciali. È troppo complicato per quelli dell'Asylum. Allora devono far vedere quelli che sparano e i piranha che schivano. Quelli che sparano e i piranha che schivano. Quelli che sparano e i piranha che schivano. E tu sei lì a scassarti i coglioni, veramente, scusatemi il termine, a vedere queste scene d'azione che durano ore e che non arrivano a nessun punto, perché ovviamente poi è ovvio, non servono a niente, ma è ovvio, se prima fai esplodere una bomba atomica e non serve a niente, figurati quelli con il mitra sott'acqua. Ma il problema è che ovviamente anche questa parte non è fatta bene. Ma la cosa peggiore è che lui si sente parlare con la base operativa. Il protagonista parla quando è sott'acqua con la base operativa. Il problema è che lui non ha un casco dove è libero di parlare con l'ossigeno dentro. No, lui tiene il classico boccaglio con la bombola d'ossigeno, ma chissà, il boccaglio si morde, cioè ha dei dentini che si mordono di plastica, e tu devi, sei così per tenerlo fermo, così, praticamente, la tua bocca è così, e ti permette di respirare. Lui parla! Parla! Non sono riusciti. È incredibile, non sono riusciti ad azzeccare neanche questo. Ma perché poi alcuni sicuramente mi diranno: no, probabilmente ha la mascherina e sotto la mascherina può parlare. No! Perché se voi guardate si vede ancora un po' in alcune scene il contorno della bocca e quando lui parla la bocca non si muove. Ma perché devi farlo parlare sott'acqua? Cioè, ma perché, che senso ha farlo parlare sott'acqua se non può parlare? Ma poi che senso ha non fargli neanche muovere la bocca, ma comunque doppiarlo? Che senso ha? Mi fa male la testa, come un tumore. Inizio a farmi male il cervello proprio. Oh mamma. Oh. Oh io. Numero 2. Effetti speciali. In questo film c'è un'enorme, enorme quantità di effetti speciali, ma una cosa che non potete neanche immaginare quanti effetti speciali ci sono. Perché, come se vi ricordate, in Mega Shark vs Giant Octopus, gli effetti speciali erano due o tre, una merda totale, ma almeno hanno avuto la mente, la testa di metterne pochi. Ovviamente, facciamo schifo, ripeto, ma almeno ne hanno messi pochi. Qui, ovviamente, no. Più si va avanti, più il loro cervello regredisce. Ma è proprio. No, non è solo il piranha ad essere fatto male. E cosa hanno fatto con questi effetti speciali? Cioè, loro hanno visto che i piranha sono stati fatti male e non è che hanno detto, beh, li lasciamo sott'acqua. No! Hanno creato dei piranha geneticamente modificati, ovviamente, che non stanno solo in acqua, ma volano e si schiantano come kamikaze giapponesi contro dei palazzi. E esplodono, alcuni esplodono. Poi non si capisce perché impazziscono ad un certo punto, escono tutti fuori dal fiume a schiantarsi contro i palazzi senza nessun motivo. E poi ce n'è anche uno che non so perché salta fuori dall'acqua e si impala. Una domanda sorge spontanea. E la domanda in questione è: perché?
perché? Ma perché mai? Cioè, ma perché dice, oh, adesso sai cosa facciamo? Un bel piranha esce fuori, c'è un palo, si impala nel palo. Scrivi, se no te lo dimentichi, è geniale. Ma voi siete malati qua proprio, qua, non ci state con la testa. Ma il pezzo forte deve ancora tirare. Tenetevi, quando guardate le mie recensioni, quando guardate questi film, dovete comprarvi una cintura di sicurezza da mettere nella scrivania per tenervi forte quando arrivano le scene quelle proprio. Perché tenetevi forte, arriva la scena più bella che io abbia mai visto in tutti i film d'azione squallidi. La testa mi fa male. Ok. Non so se riesco a tenermene. Riesco a tenermi. Dovrei farcela. Dovrei reggere ancora per una posizione. Oddio. Numero 1. Il finale. Dopo che hanno fatto esplodere la bomba atomica e che sono scesi sparando come dei minchioni sott'acqua dei proiettili che non sono serviti a nulla, perché se, come ho detto prima, non puoi far esplodere la bomba atomica, è ovvio che poi i proiettili non servono a niente. Secondo voi, come hanno fatto a uccidere tutti, e ripeto, tutti i piranha? Io non vi ho fatto vedere una scena perché ve l'ho lasciata qui. All'inizio del film, la prima volta che il protagonista incontra i piranha sott'acqua, sotto un fiume tutto marroncino, lui fa una cosa. Prende un coltello, e perché era sott'acqua aveva solo un coltello, e graffia un piranha. Il piranha ovviamente viene tagliato, esce il sangue, e tutti gli altri piranha vanno a mangiare, a triturare quel piranha lì, tutti quelli che c'erano intorno. Ed era il punto di partenza di tutti i piranha modificati geneticamente, chiama. Allora, una cosa. Come cazzo ha fatto lui, con un coltellino da caccia, a tagliare e a ferire, uccidere un piranha, quando quelli con una bomba atomica e con dei mitra e con i missili dell'elicottero non sono neanche riusciti a scalfirli? A scalfirli! Cioè, ho capito che già l'idea di fare un film sui piranha non è tutto questo granché, ma almeno le idee concettuali di una linea di connessione tra le altre cose ce la devi avere, almeno una linea! Io non posso andare avanti a ficcarmi cose qui perché voi mi fate venire il tumore al cervello. Ecco cos'è. Comunque devo finire, prima di collassare devo finire. Poi non è tralasciando il fatto che non è possibile che io debba morire per ogni recensione che faccio, ogni volta muoio, ma comunque, tralasciando questo, a lui, alla fine del film, dopo la bomba atomica, dopo i soldati che sparano, dopo i missili, si rende conto di una cosa, capisce come può battere tutti i piranha che nel frattempo si sono quadruplicati e digigantiti del 4000%, lui capisce che tagliandone uno può farli finire tutti, cioè tagliandone uno che fa uscire il sangue ad uno, tutti gli altri piranha, ma tutti gli altri piranha, quelli che si sono anche moltiplicati digigantiti, andranno a mangiare lui e finirà il film. Ed è così che succede. Tagliano uno e tutti i piranha vanno a mangiare quello. Ci sono delle cose che non hanno spiegato. Altro che finale di Lost. Qui si superano cancelli che non si dovrebbero superare. Cioè, cancelli concettuali che non puoi superare. Non puoi mettere alla prova le mie capacità perché io sanguino, non posso sanguinare perché ho altri film da recensire, non posso. Prima di tutto, riescono a ferire un piranha quando prima con la bomba atomica non sono neanche riusciti a scappirlo. E vabbè, e questo sorpassiamo. Secondo, com'è possibile, cioè, che i piranha vadano a mangiare quel piranha ferito e poi cosa fanno? Scompaiono? Non è, cioè, quando finirà quel piranha stritolato, quelli ritorneranno ad attaccare, non è che dicono ok, è finito il nostro amico piranha da mangiare, ma cosa facciamo? Ok, scompariamo, piuff,
e scompaiono. No, rimarranno lì, attaccheranno tutto il Venezuela, tutto, distruggeranno tutte le cose del Venezuela, non è che rimangono lì fermi a giocare a briscola. Ma soprattutto, soprattutto, se adesso con un piranha solo è finito tutto perché tutti gli altri piranha sono occupati a mangiare quel piranha stritolato, perché cavolo questo non è successo anche all'inizio, quando lui l'ha fatto già la prima volta di tagliare quel piranha come vi ho fatto vedere prima? Cioè allora doveva finire tutto lì, perché lui è andato alla base di dove sono nati i piranha, ha tagliato quel piranha e ha visto che gli altri piranha attaccano quello lì. Ma allora doveva finire tutto lì, perché ha fatto la stessa identica cosa e lì erano di meno e molto più piccoli. Non puoi fare una cosa del genere. No. No. No, perché io, allora, ragazzi, io spero che apprezziate quello che faccio, perché non è sempre facile fare quello che faccio, perché come vedete io sono abbastanza